mondo di YouTube e benvenuti in questo nuovo episodio di Miasmata. Bene, ci eravamo appena addormentati, ora ci siamo appena svegliati con un bel sole. Allora, sono le 3:37 del pomeriggio. Allora, che cosa volevo fare? Volevo andare a vedere appunto quel bel vecchio lì che abbiamo visto con tutta quella bella scia di sangue. Poi c'era anche quel bel coltello. Volevo appunto vedere se uno se si poteva prendere questo coltello e fa qualcosa. E due, se ci sa, c'è qualche altra cosa da prendere, da razziare. Allora, eccoci qua. Ecco il vecchio. Questo presuppongo che sia il vecchio dottore. Ecco. Su. Allora. Oh! Ok. Tenere premuto il tasto sinistro, l'idea sbagliata. Cancellare. Poi se no la bussola, prendilo, olè. Bravo. Cancelliamo quell'azione da fare. Mai più. Comunque per lanciare il oggetto tenere premuto il tasto sinistro. Ma visto. Potrà essere. Vabbè. Andiamo avanti. Abbiamo capito che questo non è. Non è Indiana Jones. Comunque, proseguiamo. Allora, bel panorama. Oh, quella capanna. Questa è la capanna da dove siamo venuti prima. Sì, la mappa. Oh, ecco, il triangolo, vedete? I punti di riferimento che sono le capanne, gli accampamenti e le statue che poi vi farò vedere. Comunque, ecco, vedete, ho tracciato le linee e sono qua. Perfetto. Vai, andiamo avanti, vai. C'è quell'altra bella casuccia in modalità bucaccio. Dai, dai. Vamos, vamos. Tutto il legno, ste case. Hanno preso tutto sto legno. Uè, chi c'è? Uè, l'acqua, sto pieno. Oh, oh. Io direi di salvo, non si sa mai. Con le mani, giustetti. Allora, prendiamo la prima nota. La prima nota che ci dice, appunto, quella che vi stavo chiedendo. Vedete le statue, cabina. Poi vedete tracciare le linee e si traccia il punto preciso. Comunque, la seconda nota riguarda le statue. Fatto questa nelle lande desolate, bisogna cercare le statue perché saranno quelle che ci daranno più il punto di riferimento. Comunque, poi c'è una strada verso destra. Questo corre troppo per i miei gusti. E si ferma, quando corre Robert non si ferma. Comunque, adesso vi farò vedere le statue. Triangolo, lì, prima linea tracciata. Quella è un'altra statua, ma non si può, quindi non c'è niente, nada de nada. Andiamo indietro con la capanna e seconda linea tracciata. Ecco, siamo precisamente lì e si scopre anche la mappa facendo questo. Ok, noi adesso ci dirigiamo lì verso D1. Vamos. Che atleta, l'atleta che è noi. Olè. Che c'è qua? C'è qualcosa? Le rocce, non ci servono. Vai, quei buffunghi. Buffunghi attaccati agli alberi, mai visti però. Però se ci sono, esisteranno. Andiamo qua. Dovremmo andare qua. Con la statua. Anche bisogna anche vedere i punti di riferimento perché se no ci si perde subito. Che cosa sono? Sembrano girasoli. Sunflower, madonna. Che botanico, lo dico io. Questo è un botanico, non è Indiana Jones. Sapevo un corre. Ecco, adesso puoi correre, eh. Oh, so. Oh. Passate già un'ora. Andiamo, andiamo. Brutto tempo. Devo spiegare comunque prima che si fa sera, sennò qui
stiamo in mezzo alla merda. Bella la statua. Oh, ecco una capanna. Poi porto tempo, dico io. Qua piove. Corriamo, corriamo. Andiamo in modalità boccaccio. Via, dentro. Chi c'è? Oh. C'è nessuno? Di chi? No, c'è nessuno. C'è una nota per l'acqua. Va. Sossetto d'acqua se può fa. Beh sì, riempiamo pure la borraccia. Ma sì, ma va. Ah, delle foto. Io le postavo su Facebook. Dottore. Eccolo, vedi? Dottore che è morto. Direzione, costruzione, l'auto. Questi anzi si dirigevano lì. Salviamo. E ti accende con le mani a fuoco. Oh, pezzo di mappa. Ok, questa sarà la nostra prossima meta. Non ho un'idea di come fare, ma sarà tutto ovest. Ovviamente noi ci dobbiamo percorrere vicino al mare. Non sarà facile. Le 6:10. Vi dico che il pisolino dopo tutto sto trambusto se può fa. Che ne dite? Come sa, eh? Ma sì, va, facciamo c'è sto riposino, va. Poi con sti fiori in mano, sai che odore? Oh. Ah, buonanotte. Salvataggio, dai su. Poi, ah, ecco, vedi, questa ve la volevo far vedere di notte. Se vede una beata minchia. Accendiamo un po' il fuoco, ah, giusto col fuoco un pochettino. Non fa sti versi. Ecco. Ecco, se spendo qualcosa. Se vede assolutamente una minchia, una beata minchia. Là fuori con sto buio non ci vado proprio. Guarda, niente, zero. Proprio... niente. Dico quando è così. Sì, 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 servirebbe una torcia per andare in giro, ma non conviene, non, cioè, non si vede una minchia. Insomma, è difficile orientarsi, vedere i sentieri e chissà che altro può uscire da sta foresta. Ecco. Oh, le 6:30 di mattina. Oh. Non è che si vede granché, però. Bah. Dico che forse è l'orario ideale per andare alla ricerca di questo campo, ecco. Questo sarebbe, se prendiamo quelli tronchetti, questi tronchetti li mettiamo lì e salviamo il gioco, ma comunque sia inutile. Abbiamo salvato 10 secondi fa, non fa sti versi. Ok, io lo dico che ancora non si vede una beata minchia. Corriamo, rischio e pericolo. Vedo un po' giusto le pietre per terra. Oh, qua già comincia a spuntare un po' il sole. Andiamo, sali, non mollare, non molla, non c'è molla. Beh, oh, guardate che bello l'alba. Ui, guarda. Ma adesso non si vede più niente. Poi, vuoi spuntare sole o facciamo gli scherzi? No, no. C'è, non si vede un cacchio. Non posso fare nessun punto di riferimento. Vedo una ceppa. Comunque, credo di non avere indovinato la strada, di essere stato troppo vicino alla costa. Vedo un accampamento, sì, andremo lì e salviamo la partita, ma dovrò sicuramente tornare indietro e ripercorrere la strada, perché non è quella giusta, sono sicuro al 100%. Cominciamo bene. Vabbè, sono le 7:10 di mattina. Ma c'ha sonno Robert, si vede proprio, c'ha sonno, non capisce. Dai, dai, dai. Dai, proprio questi riflessi fra gli alberi mi garbano veramente parecchio. Oh, ecco il famoso campo. No, il posto di angolo non funziona. Tutto rosso. Infatti, vedi, sono andato troppo vicino alla costa. Sicuramente sarò lì da qualche parte più... la strada sarebbe tutta diversa da quella che devo percorrere. La vedo veramente buia. Vabbè, posiamo le cose nel magazzino, anzi, già che mi ci trovo, le esaminiamo e ci togliamo sto pensiero. Girasole, esamino. Salame, via. Che cos'è? Ah, posto.
Forse da quanto ho capito non serve a niente, serve a quasi niente. Il fungo serve a qualcosa, i funghi servono sempre. Non so se sia velenoso, ma che serve? Ui, mental stimulant. Ma ispira. Non so che, non lo so, ma ispira. Posamolo. No, l'acqua già abbiamo avuto. Io direi tanto a dormire. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel mi piace e commentate, commentate e commentate. Ci saranno sicuramente altri episodi, questo è poco ma sicuro perché insomma finché non schiatto su sto gioco si farà. E quindi seguitemi in tanti perché ci saranno delle belle, ne sono sicuro perché l'isola è veramente enorme, ho visto una mappa ed è veramente enorme. Quindi seguitemi e alla prossima.